Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicky e questo è il secondo racconto sulla creatività, quindi bentornati o benvenuti, chissà, ma soprattutto grazie di essere qui, grazie di cuore. Dedico questo video in stile podcast a Fabio, grazie Fabio, è per te che sei in grado di disegnare traiettorie impensabili con il pallone. Wow, quella sì che è creatività. E Fabio, ci troviamo stasera, puntuali, eh? Ok, iniziamo. Naturalmente, amici, restare positivi non vuol dire per me essere sempre in uno stato d'animo felice. Ad esempio, proprio in questi giorni sto scrivendo canzoni più malinconiche del normale, meno allegre, forse più dark. Ma cerco di essere e restare sempre, tra virgolette, positivo, nonostante la malinconia che vorrei trasmettere. Perché la mia concentrazione durante il processo creativo è focalizzata soltanto nel trasportare questa mia tristezza, barra nostalgia, dentro all'MP3, ignorando ogni probabile conseguenza che avrà su chi ascolta il prodotto finale. Me ne sbatto al 110% di ogni negatività che verrà ispirata dalla, anzi, per colpa della mia creazione. Questo intendo con le due parole restare positivi. In altre parole, non mi focalizzo sulla reazione della gente quando ascolterà la canzone, ma piuttosto mi concentro solo sul flusso della scrittura, un po' proprio come adesso, appunto. Digito a raffica lettere sulla tastiera del PC, lascio fluire le mie dita, le lascio andare a 300 all'ora, le lascio andare disinibite. E vaffanculo, mi voglio prendere anche un certo distacco dal risultato finale. Insomma, sì, è colpa delle mie dita, nel bene e nel male. Se quello che adesso stai ascoltando non ti piace, oppure magari viceversa, è merito delle mie dita. Se per te questo è un ascolto orgasmico. Ok, continuiamo. Colpa delle mie dita. Prenditela con loro. Ecco, questo vorrei trasmettere con la frase restare mentalmente positivi. Non mettere sul piedistallo le probabili reazioni della gente, quindi immaginare, ideare nuove idee, creare nuove canzoni, scrivere nuovi testi, sentendoci magicamente inattaccabili. E anche se non è troppo carino da dire, accontentare prima di tutto noi stessi, tutto il resto è secondario. Poi, solo poi, ben vengano altre connessioni con altre persone, ed è proprio qui che nasce la magia. Riusciamo per favore adesso ad immaginare, per esempio, poi le bozze iniziali delle nostre canzoni preferite o il primo schizzo di un'idea innovativa. Tutto nasce dalla merda. Voglio dire, è la perseveranza che porta alla fioritura di qualsiasi cosa. Raramente un'idea nasce già pronta all'uso. Questo è un altro punto chiave. Continuare a muoverci, perseverare, modificare la nostra creazione fino a quando ci sentiamo orgogliosi del prodotto finale. Almeno per il 50%. E poi via, avanti un altro. Ad esempio, queste parole che stai ascoltando sono il frutto di diverse bozze. E lo stesso vale per la mia interpretazione vocale. Ho inciso diversi takes prima di selezionare il meglio del meglio. E questo è il mio risultato. Ne sono soddisfatto al 100%? No. Perché il perfezionismo è un grosso nemico della mia creatività. Hanno litigato a morte più di una volta, quindi lo tengo alla larga. Ma certamente sono fiero di questo risultato per almeno il 50%. Sì, 50 sì, lo supero. E per oggi questo è il mio modus operandi. Mi rende felice addormentarmi, sapere che ho raggiunto almeno il 50%. Probabilmente domani riascolto le stesse identiche parole e dico: ma che stronzo che sono stato. Ma va bene così. Quindi ti potresti domandare adesso perché ascoltarmi parlare di immaginazione e creatività? Contento che tu me l'abbia chiesto, perché ok, hai ragione, io Nicky posso apparire piuttosto provocatorio, forse a tratti anche astratto e psichedelico, ma più probabilmente magari ai tuoi occhi sembro un tizio pieno di domande, ed hai ragione. Sì, certo, sono un tizio anche pieno di dubbi, se è per questo. Hai ragione anche stavolta. Infatti io la prima cosa che creo sono i miei dubbi, li nutro con le mie incertezze, formulando nuove o diverse domande alle quali o razionalmente o intuitivamente io, Nicky, devo trovare delle probabili risposte, delle possibili vie di fuga. Quindi mi sfido ogni giorno, ogni notte, sfido me stesso nel trovare anche solo qualche soluzione. Sono proprio questi miei dubbi, sono queste mie incertezze che mi ispirano a migliorare e a trovare ogni giorno qualche alternativa o semplicemente un modo solo poco migliore per fare qualcosa. Quindi, in altre parole, ogni mia fantasia, ogni mia creazione, ogni mio processo di immaginazione nasce grazie al mio dubitare. Qualcosa tipo: ok Nicky, è stato un bel viaggio, ma riusciresti a riassumerlo in un testo per una canzone? Riusciresti? Forza, ti sfido. Queste sono le vocine che mi faccio ronzare in testa. Alimento i miei dubbi, nutro le mie incertezze. Oppure che ne so, ok Nicky, sei diventato preciso a suonare quell'arpeggio con la chitarra, ma riusciresti a dargli un pizzico di più di sentimento? Perché in effetti sì, fa abbastanza schifo, sentimentalmente parlando. Poi mi dedico e mi focalizzo nel trovare, grazie all'intuito e alla mia immaginazione, qualche risposta logica, ma anche astratta, tanto chi se ne frega, sono vicini immaginari.
Quindi mi metto al lavoro per trovare soluzioni più o meno logiche solo dopo una volta aver trovato una probabile risposta a qualche mia incertezza, mi applico con entusiasmo per applicarla nella pratica. Grazie per avermi ascoltato. Al prossimo episodio.